Andando in giro per lande e borghi della mia terra, ho visto e fotografato luoghi molto belli e particolari. Ma devo dire che alcuni luoghi, vicende, misteri o leggende, mi hanno così affascinato da aver insinuato in me la curiosità nel voler continuare ad andare a fondo ed approfondire sull'argomento, mettendomi quindi a fare ulteriori ricerche sul campo. Il primo argomento tratterà dessa Musca Maceda, argomento di cui ho già accennato su un mio video precedente relativo alla principessa Medusa ed al suo castello. Trovate il link nei commenti. Questa mosca, stando ai vecchi racconti, sarebbe in grado col suo pungiglione di sterminare tutta l'umanità e che, come spesso accade, questa leggenda avrebbe una solida base di verità e questo terribile animale sarebbe esistito veramente ed avrebbe disseminato morte e distruzione ovunque sia passato. Sa Musca Maceda si narra osasse nascondersi nei pressi di qualche tesoro, o che ne fosse la stessa guardiana, e che avesse come compito quello di uccidere l'incauto cercatore ed il suo villaggio, e gli altri sette a lui confinanti, sterminando quindi tutta la popolazione locale circostante. Si narra anche che fossero gli stessi padroni del tesoro ad imprigionarla, in un forziere uguale a quello dove tenevano nascosto il vero tesoro, così da scoraggiare sprovveduti predatori ed arditi cercatori di tesori, che avendo paura di sbagliare, rinunciavano all'impresa. Questa mosca pare fosse fornita di robuste ali, il quale il ronzio provocato potesse sentirsi a distanza da un paese all'altro, ed avesse un pungiglione così velenoso da uccidere qualsiasi cosa pungesse. Sugli ultimi dettagli in merito alla sua morfologia concordano più o meno tutti, mentre sulle sue dimensioni ci sono versioni abbastanza divergenti e anche di svariati centimetri. Per alcuni aveva le dimensioni di un moscerino, di un tafano, di una mosca insomma. Per altri poteva raggiungere le dimensioni della testa di un bue. Per altri addirittura quella di una pecora. Divergenze non da poco, che però c'è difficile approfondire e verificare con gli strumenti odierni. Un'altra differenza vi si trova nel suo stesso nome, non tanto legata alle diverse dissonanze tra dialetti, bensì di sostanza, perché in taluni posti viene chiamata Musca Maceda, mosca pazza, mentre in altre zone la chiamano Musca Macedda o Mugedda, che sarebbe la mosca macellaia. Solo di una cosa siamo sicuri: questo leggendario essere, a prescindere dal suo nome e dal suo aspetto, è esistito realmente, perché ha decretato la scomparsa di interi centri abitati e zone abitate della Sardegna. In questi mesi ho cercato di seguire le sue tracce, battendo il suo antico sentiero in giro per la Sardegna, ed in questi giorni illustrerò la pista seguita, trattando singolarmente le tappe visitate.